Avanti, entri pure. Non se ne stia lì fermo sulla porta. Buongiorno. Buongiorno. Angelo, giusto? Giusto. Duccio. Piacere di conoscerlo. Piacere. Si sieda. Si sieda pure. Perdoni il disordine. Già, dovrà lavorarci un bel po', eh. Perché si vede? Un po', solo un po'. Mi sento ridicolo ora. Stia calmo. Come sta oggi? Bene. Che lavoro fa? Il poliziotto. E le piace? Sì, ovvio, è la mia vita. Anche se è proprio a causa sua se oggi io sono qui. Non le pare strano? Strano? Sì, insomma, che la propria passione possa portare alla propria distruzione. Certo. Tutto è cominciato così. Grazie. Grazie davvero a nome di tutto l'Istituto Ettore Majorana. Siamo davvero contenti di vedervi oggi così numerosi. Non si era mai vista a Piazza Politea, ma tanto credi. Ciò che frega nel sistema mafioso è il compromesso, il baratto, il silenzio, l'accettazione, il tanto è così, figurati se cambio io. Questa rassegnazione ha creato il problema che sta dilaniando questa terra bellissima e disgraziata. Che vi dico di pensare? Che niente è impossibile. Che niente insieme, noi tutti, possiamo farcela. Buonasera. Vorrei i moduli per entrare nel servizio militare della polizia. Ah! Bene. Eccomi. No, fermo. Sei tornato. Sì, dopo pochi passi ho capito che non te lo potevo lasciare fare. Mi scusi, appuntato. Sono un agente scelto. Ah, scusi, signora agente scelto, questo ragazzo non può presentare la domanda, è troppo giovane. Ah, sarebbe questo. Cosa? Sarebbe questo il valido motivo per cui dovrebbe... Probabile. Senta, maresciallo. Agente scelto. Ora sì. Io devo andare, tu mi raccomando, ricordati. Il trucco è non lasciarsi abbattere e far sì che piccoli, e in questo caso davvero piccoli, intralci in poco il nostro cammino. Oh, ma sono le 6, io alle 7 motori servizio. Aspettami. Attento! Riposo, soldato. Certo, se ci pensi, senza questo lavoro non avresti nemmeno conosciuto Enza. Già, certo, la vita è strana. Una ragazza ti molla perché non accetta la mia scelta di vita e per lo stesso motivo incontro una ragazza che diventa pure mia moglie. Questo perché se si crede fortemente in quello che si fa potremmo ottenere solo splendidi vantaggi dalla vita. Quanto vorrei vedere questi progressi anche nel lavoro. Ma devo aspettare che lo scorrere degli eventi faccia il suo percorso. Arriverà, tranquillo. Arriverà tutto a suo tempo. Cosa è successo quel giorno? Era sabato, 23 maggio 1992.